Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta all'appuntamento con Leonardo Appetitoso. Ciao ragazzi, le ferie sono finite, abbiamo girato in questo periodo, in questi 15 giorni, la Calabria, il Cilento, mi sono divertito abbastanza, adesso siamo tornati a casa e quindi mi sto godendo la mia barca e il mio mare. Adesso vado a pesca e vediamo cosa riusciamo a trovare, cosa ci offre il nostro mare. Ecco, perché voglio dire, il mare è una grande risorsa che bisogna saper sfruttare e adesso vedrò con il mio bel fucile, un attimo lo faccio vedere, ho già preparato il pallone con il mio fucile a brugola, oggi cercherò di pescare qualcosa, speriamo che vada tutto bene. Adesso mi immergo, ci vediamo tra un po'. Scusate ragazzi, non sapevo più dove mettere il pesce. Guardate, adesso vi mostro quello che ho preso con il mio fucile a brugola. Mamma mia, ci è bella. Scusatemi, ecco qua, questa è una bella spigola, un branzino di mare, bello fresco e saporito come piace a voi. E qui abbiamo fatto una bella pescatina, diciamo, non un granché, non è un granché, ma è una bella zuppetta di pesce o frittura, quello che volete fare facciamo, vedete, sono ancora vivi. Questa è la donzella, guardate, la donzelletta viene dalla campagna, bella fresca, guardate, scorfani, donzelle, qualche triglia, diciamo che mi sono divertito un po', bene, perché in campeggio, diciamo, mi sono divertito anche, sono sincero, abbiamo trascorso una bella vacanza, però ecco, ritornati nella mia bella città, alla Tagli Fluidec, siamo rientrati e quindi ci siamo dedicati al mare. Le nostre, questa qui vuole scappare perché è viva ancora, questi sono vivi, ragazzi, non sono scherzi della natura, questi si muovono ancora, guardate, guardate, tramandate, vedete? Vai, muoviti! E stasera mi faccio una... Ah, qui c'è anche un cerniotto, un po' piccolino, ma alla fine è uscita una bella zuppetta, bella fresca, questa bella donzella. No, non è un cerniotto, quella è una lappana, scusatemi, è una lappana. Bene ragazzi, io adesso mi faccio un ultimo tuffo e non so se vi presenterò il piatto che andrò a preparare questa sera, anche perché è una semplice zuppa di pesce che uno va a fare mettendo uno bello spicchio d'aglio in camicia, scusate un attimo ma la scaletta si sta muovendo, quindi uno spicchio in camicia, un filo d'olio, un poco di passata di pomodoro e ci mette dentro il pesce, pochi minuti ed è fatta. Ciao ragazzi, un bacione a tutti. Ciao ragazzi, scusate, vi avevo salutato, io dopo il mio pescato ho incontrato questa persona di nome Biagio. Biagio, che ne pensi del mio canale di Leonardo Appetito? Meraviglioso! Tu sei alto, io non ci arrivo, sto nuotando. Non ti preoccupare, nuoto meglio, vai! Madonna, e noi ci facciamo un brindisi speciale in acqua, prego Biagio, birra raffo, sì, tarantina. Tarantina verace. Io sono 1,20 m, ragazzi, purtroppo a malapena riesco ad arrivare col mento, alla salute lo tengo tutti, io. Mi tiene lui, guardate. Ecco. Faremo nuoto sincronizzato. Ciao ragazzi, un bacione come sempre, un saluto caloroso da Leonardo Appetitoso e il grande Biagio. Ciao ragazzi! Ciao!